sia per quanto riguarda, diciamo, la proprietà di questo mastello, ma anche per quanto riguarda la produzione, e quindi si arriverà finalmente a quello del principio di equità fiscale. Cosa significa? Che una volta che appunto anche i dati, diciamo, siano messi, diciamo, a posto, di conseguenza, diciamo, messe per la legge in questo sistema, soprattutto informatico, si favorirà, diciamo, quel principio che ormai in base a quanto produce. E cosa molto importante di questo progetto è che è stata messa in campo una massiccia campagna di comunicazione, quindi da subito abbiamo, diciamo, sviluppato un sito internet previsto sempre da questo progetto, in grazie al Ministero dell'Ambiente, come potete spiegare il sindaco, diciamo, in alcun modo non verrà ricaricato, diciamo, rovesciato sulle bollette dei cittadini, in quanto di acquistare attrezzature e soprattutto di pagare anche la campagna di sensibilizzazione. Quindi, come vi dicevo appunto, abbiamo messo in atto da subito questa campagna, così c'è una campagna di sensibilizzazione che consiste nel sviluppare l'introduzione di questo nuovo sito internet dedicato proprio al rapporto di differenza con la Marina, che appunto insieme non sono differenza.com, un account Twitter, un'applicazione per telefonini che sia, diciamo, uno strumento soprattutto per le nuove generazioni, uno strumento utile per le nuove generazioni, in quanto dà la possibilità di segnalare anche i diritti abbandonati, nonché, diciamo, la mancanza di termine di attrezzatura attraverso questa applicazione. E poi inoltre anche strumenti, diciamo, cartacei, che lei ha appunto in mano, che sono per esempio la cartella con i dei servizi, il padre con il calendario, che sono strumenti utili che permettono di fare correttamente. Abbiamo pensato fin da subito di attivare, diciamo, prima la campagna di sensibilizzazione e poi la distribuzione, perché pensiamo innanzitutto che l'anello, diciamo, di questa catena sia il cittadino, l'anello di questa catena è il cittadino, quindi senza appunto la partecipazione, quindi la sensibilizzazione della cittadinanza, questo sistema non sarebbe, diciamo, non funzionerebbe mai, ecco. Per cui abbiamo pensato prima di sensibilizzare e continueremo a farlo attraverso gli incontri pubblici e nelle scuole, con l'avvio naturalmente del nuovo anno scolastico, quanto adesso è finito, e soprattutto, diciamo, mettendo in campo anche altri e nuovi strumenti che permetteranno soprattutto di accrescere quella che è la cultura delle tematiche ambientali, nonché, diciamo, far avvicinare le persone che in questo momento sono un po' dubbiose su quanto effettivamente porta benefici o meno per la parte di differenziata. Io lo dico qui, porta benefici, ripeto, non solo in termini economici, perché sicuramente il cittadino è la prima cosa che guarda, sicuramente sono le tasche, però porta dei benefici anche a livello, diciamo, culturale, a livello sociale, in quanto sicuramente si avrà un paese più pulito e scoprire le persone vivono